gli uomini hanno sempre provato a codificare i segreti. Comunicazioni militari, lettere d'amore, informazioni segrete. Prima o poi tutti i testi segreti vengono decodificati. Ma tra tutti gli scritti misteriosi della storia, uno in particolare si è distinto. Questo testo ha resistito a tutti i tentativi di svelare il suo segreto per secoli. Il manoscritto Voynich. È il libro più misterioso del mondo, scritto da un autore sconosciuto in un alfabeto assolutamente unico e illustrato con immagini enigmatiche. Qual è il segreto che si nasconde tra queste righe? Eppure un esperto studioso ha affrontato questa sfida. Per la prima volta verranno analizzate le sostanze fisiche del manoscritto Voynich. Forse l'inchiostro, i colori e la pergamena saranno utili a risolvere l'enigma di Voynich. Nel quartier generale dell'intelligence militare americana, alcuni studiosi sono riusciti a decodificare il cosiddetto codice viola giapponese. William Frederick Friedman, direttore dell'intelligence, è uno dei migliori crittografi al mondo. Esercitandosi attraverso vari lavori, Friedman e il suo team decodificano testi criptici storici. Uno alla volta i codici vengono decifrati. Ma un antico testo resiste fortemente a tutti i tentativi di decifrazione, il manoscritto Voynich. Delusi, i crittografi rinunciano. È l'unico codice che non sanno decodificare. Gli interrogativi circa le 200 pagine del manoscritto dai simboli inspiegabili sono molteplici ormai da decenni. Agli inizi del XX secolo, un antiquario newyorkese si reca a Villa Mondragone, vicino Roma. È alla ricerca di libri preziosi. Il mercante americano si chiamava Wilfried Voynich. A Villa Mondragone sono conservati numerosi testi storici appartenenti ai gesuiti. Uno dei bauli che Wilfried Voynich ha il permesso di esaminare fa parte dei beni di uno dei più famosi e colti uomini del XVII secolo, Athanasius Kircher. Tra i vari manoscritti, il baule contiene uno strano libro. Voynich compra il manoscritto e tenta di decifrarlo per il resto della sua vita. Morì senza nemmeno essersi avvicinato alla soluzione. Dopo la morte di Voynich, il tomo finisce alla Beinecke Rarebook and Manuscript Library di Yale. Questa biblioteca vanta moltissimi gioielli bibliografici, ma nessuno famoso quanto il manoscritto Voynich. Uno dei principali esperti del manoscritto Voynich è René Zandbergen. Lo studia da anni. Buonasera. Buonasera, posso aiutarla? Sono qui per vedere il manoscritto Voynich. Carta d'identità? Certo. Quando ho visto per la prima volta l'immagine di una pagina del manoscritto Voynich, ho subito avuto la sensazione che era qualcosa che potevo interpretare, che potevo decifrare.
Ma gli anni passavano ed è andata a finire male, per cui non ho saputo decifrarlo come altri prima di me. È arrivato un signore per il manoscritto. L'ho fatto accomodare. Il prezioso manoscritto è conservato in un posto sicuro alla Beinecke Library. Per la prima volta, René Zandbergen esamina l'originale. La cosa più sorprendente è che qualcuno ha scritto qualcosa centinaia di anni fa e noi, nonostante la tecnologia moderna, non riusciamo a decifrarla. In più di 200 pagine di pergamena risiedono oltre 1 milione di dettagli grafici e circa 170.000 caratteri enigmatici. È bellissimo. Sì. Puoi mostrarmi altre pagine? In questo groviglio di lettere e immagini, l'occhio di un esperto può perdersi facilmente. È davvero meraviglioso, è davvero sensazionale. L'altra cosa interessante del manoscritto è che permette tante interpretazioni diverse. Ci sono così tanti disegni, così tante figure, che si può pensare a qualsiasi teoria e ciascuna può essere dimostrata nel manoscritto. Eppure, osservandolo meglio, il manoscritto appare meno complesso. La disposizione dei disegni divide il libro in varie sezioni. La restauratrice Paula Zayats ha passato molte ore sul manoscritto. Non riusciamo ancora a leggere il testo, ma possiamo indovinare di che cosa tratta grazie alle illustrazioni. Sembra ci siano numerose sezioni. Direi proprio che la maggior parte del testo di questo libro ha a che fare con la botanica, con le erbe. È senza dubbio un libro su queste piante. Mostra le radici, le foglie, i loro fiori. Alcuni dei disegni sembrano ispirarsi direttamente alla realtà. Che il libro parli del luogo in cui trovare la pianta, del modo in cui cresce e dell'uso che se ne può fare. La medicina si basava sulle erbe. Perciò un'altra parte della medicina di quei tempi è racchiusa nel libro. Ecco, diagrammi dello zodiaco, diagrammi di stelle, insomma il cielo. E questo susseguirsi di pagine di disegni zodiacali molto dettagliati e molto specifici fa sì che non possiamo dire di che cosa trattano. Ma anche qui ci sono meravigliosi parallelismi con le forme della natura. Alcune pagine del libro contengono anche fenomeni ottici. Se vengono messe in movimento, le illustrazioni diventano vive. Qual è il significato di questa combinazione di piante e simboli astronomici? Nel Medioevo, se venivi curato con le erbe, dovevi conoscere il tuo segno zodiacale. Ci sono anche figure femminili, compaiono successivamente. Sono donne immerse in vasche piene di acqua verde. Queste scene in acqua sono particolarmente enigmatiche. È un'allusione ad alcune ricette per una cura termale o al segreto della fonte della giovinezza. Altri disegni sembrano appoggiare questa tesi. E poi troviamo quest'altra sezione, verso la fine. A quanto pare si tratta di ricette. Ecco, qui viene dimostrato, ad esempio, come bisogna tagliare le erbe viste nelle pagine precedenti, di cosa si ha bisogno per cucinarle o pestarle. Beh, che dire, non saprei. Per chi non ne capisce proprio niente, può sembrare un libro medico di erbe.
Forse l'autore era un genio della medicina che voleva nascondere le sue scoperte alla concorrenza. O un uomo della Santa Inquisizione che era stato incaricato di scovare nuove dottrine. È proprio Wilfried Voynich a scoprire il primo indizio che conduce all'autore anonimo. Mentre sta facendo riprografie dell'originale, per caso, all'improvviso, appare un oggetto fino ad allora invisibile. Qualcuno ha scritto qualcosa sulla prima pagina. Le parole sono state cancellate dalla pergamena, ma sotto i raggi ultravioletti le tracce di inchiostro sono evidenti. Riesco a vedere una T. La T della parola Tepenece. C'è qualcosa sotto. Jacobus il Tepenece. È proprio visibile. Numero? Forse il numero 19? Jacobus il Tepenece è un medico viaggiatore esperto di piante medicinali del XVII secolo. I suoi preparati sono conosciuti in lungo e in largo. Nel 1608 viene convocato a Praga dall'imperatore Rodolfo II. L'imperatore soffriva spesso di depressione e di malinconia. I famosi estratti alle erbe di Tepenece servono ad attenuare il malessere del monarca. Tepenece fa esperimenti con le erbe. Dopo averle fatte crescere, distilla gli estratti e li mescola con l'alcol. E così fa la sua fortuna. I suoi rimedi a base di alcol risollevano la salute dell'imperatore. Così, per ringraziarlo, l'imperatore lo dichiara nobile e lo nomina capo della distilleria imperiale. Ma perché un medico dovrebbe codificare le sue ricette? I gruppi coinvolti nella pratica delle guarigioni facilmente si ritrovano ad avere problemi con la Chiesa e con le autorità. Kevin Rapp è il curatore della collezione di manoscritti della Beinecke Library. L'alchimia fu, come dire, strettamente legata alla nascita della scienza agli inizi dell'età moderna. E allo stesso tempo l'alchimia fu considerata un argomento arcano. Per cui le informazioni registrate in questo testo erano spesso considerate estremamente segrete. Jacobus il Tepenece. È lui l'autore del manoscritto più misterioso del mondo? Ritornando ai disegni delle piante, si può notare come molti di essi non corrispondano a nessuna pianta naturale. I dettagli non sono proporzionati e sembrano ricordare o parti del corpo umano o simboli astratti. Sembrano essere immagini allegoriche piuttosto che illustrazioni botaniche. Questo tipo di rappresentazione risale al Medioevo. La tradizione medievale non le rappresentava realmente o naturalmente, ma le rappresentava raffigurando i poteri che queste piante particolari possedevano. Tuttavia, agli inizi del XVII secolo, le illustrazioni sono differenti. Le piante sono raffigurate in maniera molto più realistica. Se si parla
di un libro scritto nel XVI o XVII secolo, ci si aspetta qualcosa molto più simile a un libro come questo. Questo libro è del 1562 e, come si vede, viene data più enfasi alla precisione. Puoi riconoscere le piante. Questi aspetti di storia dell'arte non vengono considerati ai tempi di Tepenece. Avrebbe dunque lavorato secondo lo stile del suo tempo. Anche se il suo nome compare sulla prima pagina, è improbabile che fosse lui l'autore. Altri libri, che fanno parte dei suoi beni, riportano firme quasi identiche. Senza dubbio, a un certo punto il manoscritto Voynich era di sua proprietà. Ma il manoscritto deve essere stato redatto molto tempo prima. Un indizio decisivo deriva da una lettera trovata insieme al manoscritto. Questa è una lettera molto importante. Fu scritta nel 1665 dal medico boemo Johannes Marcus Marcy ed era indirizzata al suo amico Athanasius Kircher, a Roma, uno scienziato universale che credeva di capire tutte le lingue del mondo. Marcy gli inviò il libro affinché lo traducesse. La cosa interessante è che con questa lettera si può capire qualcosa di più del passato del manoscritto. Marcy venne a sapere da un amico che il libro era stato acquistato dall'imperatore boemo Rodolfo II di Asburgo per la somma di 600 ducati. L'imperatore Rodolfo II è noto per la sua passione per la scienza. Ai suoi tempi però non viene fatta distinzione tra scienza naturale e magia. Rodolfo possiede un'immensa collezione di libri occulti e di strumenti e oggetti magici. Spende molto denaro per la sua collezione, della quale fa parte anche il manoscritto Voynich. Quando muore, Rodolfo lascia grossi debiti alle spalle. Sembra che Jacobus il Tepenece sia uno dei suoi creditori. Viene ricompensato con oggetti provenienti dalla biblioteca dell'imperatore. È probabilmente così che viene in possesso del manoscritto Voynich. La lettera indirizzata al grande genio Athanasius Kircher contiene un altro indizio proprio all'inizio del manoscritto. La lettera nomina l'autore del libro, Roger Bacon. L'inglese Roger Bacon è un noto uomo di chiesa del XIII secolo dal soprannome che la dice lunga, Doctor Mirabilis, il dottore dei miracoli. Le sue idee superano di gran lunga gli orizzonti dei suoi contemporanei. La sua voglia di scoprire nuove cose lo porta spesso in conflitto con la Chiesa. Viene imprigionato più volte. È tra i primi europei ad interessarsi di fenomeni ottici. Trova anche una spiegazione dell'arcobaleno. Compie inoltre esperimenti con i riflessi e la rifrazione della luce. Va anche ricordato che Roger Bacon utilizza lenti di ingrandimento. Molti disegni della sezione astrologica del manoscritto Voynich somigliano a forme normalmente visibili solo grazie al microscopio. Sono forse questi i primi veri segnali verso un mondo finora segreto?
Questo spiegherebbe anche la codifica. A causa delle sue scoperte, Bacon è preoccupato di essere perseguitato come ateo. Roger Bacon fa esperimenti con le lenti per correggere problemi ottici. Sono forse le sue lenti capaci di ingrandire ancora di più? Richard Santa Colomas ha esaminato i fenomeni ottici presenti nel manoscritto. Ai tempi di Roger Bacon non esistevano microscopi che rendessero così dettagliate le osservazioni fatte sul manoscritto Voynich. Non ce ne furono fino agli inizi del XVII secolo, quando Cornelius Drebbel riuscì a creare un microscopio sofisticato a lenti convesse, grazie al quale siamo riusciti a vedere le varie cose che sembrano essere riflesse in queste immagini. Pensa si possa trattare di un taccuino scientifico? All'inizio pensavo si trattasse di una specie di taccuino contenente le reali osservazioni fatte al microscopio e gli esperimenti microscopici di Cornelius Drebbel. Ma col tempo sono arrivato a pensare che il Voynich sia un documento di fantasia. In effetti, la maggior parte delle illustrazioni sembra lontana dalla realtà. Esse rappresentano il desiderio di trovare un luogo fantasioso, un luogo che le menti del XVII secolo immaginano da qualche parte nel passato. Quando Cornelius Drebbel si trovava a Londra, erano tutti interessati all'idea di un libro antico dal contenuto misterioso. Se qualcuno avesse creato un libro come il Voynich, si sarebbe trovato con un documento di grande valore, che gli avrebbe garantito prestigio e che probabilmente avrebbe potuto essere venduto a gran prezzo. O forse il manoscritto Voynich è semplicemente un oggetto decorativo? Una perfetta illusione sotto forma di antico libro misterioso. Persino oggi, guardarlo attraverso un microscopio può aprire nuove prospettive. Paula Zayats è sorpresa dalla perfetta realizzazione tecnica delle illustrazioni e dei caratteri del testo, ma anche da altri elementi. La superficie delle pergamene è molto liscia e non è rovinata. Non ci sono abrasioni. Non vedo nemmeno correzioni. In altre parole, un testo di 200 pagine scritto senza il minimo errore, vale a dire un'impresa sovrumana. Ma ciò fa nascere un sospetto. Esiste un'unica fonte di informazioni circa la scoperta del manoscritto, lo stesso Wilfried Voynich. Forse questo vincente mercante di libri antichi non riuscì a resistere alla tentazione di creare un tale singolare prezioso libro con le sue stesse mani. Molte persone hanno sospettato che il manoscritto Voynich sia stato da sempre un falso. Le pagine bianche sono molto larghe, anche i segni zodiacali sono diversi. Nel frattempo, la scienza moderna ha fornito gli strumenti per investigare. L'esperto in microscopia Joseph Barabi esaminerà il manoscritto. Insieme al suo team ha smascherato numerose falsificazioni. Per capire se un vecchio manoscritto è originale o è un falso, su cosa vi basate? Cosa cercate? Quali indicazioni seguite? Beh, per prima cosa lo osserviamo e vediamo se i metodi di lavorazione sono inappropriati al periodo di origine, ma solitamente osserviamo i materiali. Cerchiamo una pagina che abbia dei bei colori. Ok. Possiamo scegliere tra tanti qui. Sembrano tutti buoni. Attraverso il microscopio viene svelata la bellezza segreta del manoscritto. Questo splendido micromondo fornisce informazioni che potrebbero dimostrare se il libro è un originale o un falso. Faccio alcuni piccoli esempi. I metodi analitici che usiamo variano in base alla luce del microscopio, che ci permette
di vedere le cose come realmente sono. In seguito facciamo un'analisi elementare sulle particelle, che ci informa sui componenti. Osserviamo anche la struttura chimica grazie a metodi spettrografici e a grafici cristallini. E grazie a questo abbiamo una reale immagine di ciò che è. Fondamentalmente, durante il nostro esame cerchiamo di capire come è stato costruito l'oggetto, perché se si trattasse di un falso, gli errori sarebbero facilmente visibili. Prendiamo dall'alto. Molto bene. Joseph Barabi campiona colore e inchiostro di varie parti del manoscritto. Il verde è quello più misterioso. Ne prendo un po' dai lati. Mi basta solo una singola particella. Siamo riusciti a scoprire che l'inchiostro è quello ferro gallico e che fu fatto in diversi simboli perché i costituenti si differenziano da simbolo a simbolo. Il blu è azzurrite, azzurrite di terra, un bellissimo pigmento minerale. Il rosso e il marrone sono pigmenti ferrei terreni, rosso ocra con ematite, colori straordinari. In sostanza abbiamo scoperto che i materiali utilizzati per scrivere e dipingere questo documento si rifanno del tutto al XV e al XVI secolo. Ma soprattutto non abbiamo trovato materiali per i quali poter dire si tratti di un falso del XIX o XX secolo. I colori e gli inchiostri dimostrano che il manoscritto Voynich è autentico. Nei secoli scorsi i pigmenti di colore erano molto costosi. La preparazione dei colori era un'attività complessa ed appannaggio di poche persone. In molti casi la colla arabica veniva usata per unire i pigmenti. Dipingere con pigmenti minerali è una vera e propria sfida. I cristalli più larghi hanno un colore più acceso, ma sono più duri da stendere rispetto ai minerali polverizzati. Per ottenere sfumature chiare come nel manoscritto, i colori devono essere stesi con molta cura. In questo l'artista fu di sicuro abile. Nonostante il forte contrasto, molti disegni appaiono poco curati, addirittura naif. Molte figure del manoscritto, come il piccolo drago o le donne dalle guance rosse, sembrano essere state create da una mano infantile. Alla Beinecke Library, René Zandbergen incontra Edith Sherwood, che propone una teoria sorprendente. La prima immagine del manoscritto che ho visto è questa. E pensando, ho sviluppato l'ipotesi che fosse stato scritto da un giovane Leonardo da Vinci. Leonardo era un bambino di enorme talento cresciuto in una ricca famiglia. Sin dalla prima infanzia fa molta pratica e impara a usare pennello e tavolozze. Forse il manoscritto Voynich contiene i suoi primi disegni? Se osservate la qualità del disegno e la qualità del disegno di altre immagini, noterete che in realtà non sono sofisticate. Perciò forse è uno dei suoi primi libri realizzato da bambino. Una pagina in particolare allude a Leonardo da Vinci. Ho notato quest'immagine astrologica in cui ci sono 15 piccole donne nude che siedono su dei tubi, alcune delle quali visibilmente incinte.
mentre un montone rappresenta il simbolo astrologico dell'Ariete. Il simbolo dell'Ariete rappresenta il mese di aprile. L'Ariete è circondato da 15 donne visibilmente incinte. Se ogni donna rappresenta un giorno, l'immagine potrebbe simboleggiare il 15 aprile. Le donne sorreggono alcune stelle, simboli della nascita. Una di queste sorregge la sua stella su un nastro a righe. Sostituisce la posizione del 10 dell'orologio. Forse Leonardo da Vinci ha rappresentato un evento importante? Rimasi con il dubbio che fosse rappresentato probabilmente il compleanno di Leonardo da Vinci. Forse il manoscritto Voynich era un primo esercizio per i testi codificati che avrebbe realizzato in seguito? Leonardo è un genio, uno dei più grandi artisti della storia umana. Sin da piccolo è un disegnatore esperto. I disegni del manoscritto Voynich non mostrano comunque segni di genialità prematura. E del fatto che non si tratti di un semplice esercizio giovanile, Pola Zayats è fermamente convinta. Questo libro sarebbe stato costoso? Questo libro poteva essere un libro molto costoso. I pigmenti, in particolare quelli minerali utilizzati dappertutto, sono di ottima qualità. E ciò è particolarmente evidente perché li vediamo ancora brillanti e chiari. Più è largo il foglio, più costa la pergamena. Il libro conteneva un numero di pagine ripiegate. Ma ce n'era una più grande, abbastanza insolita. Quando si crea un foglio di pergamena di queste dimensioni, bisogna prenderlo dal centro di un pezzo di pelle. Allora sì che costa tanto. Bisognava conoscere qualcuno che avesse i mezzi per ottenere una buona quantità di ottima pergamena, di ottimi pigmenti e di tempo necessario per realizzare tutto ciò. Ci saranno voluti forse 2 anni per questo lavoro. Apparentemente, lo sconosciuto autore investe anni della sua vita in un libro i cui costi di produzione saranno elevati. Le informazioni che vi trasferisce devono essere molto importanti. Così importanti da dover essere codificato. Quali metodi utilizza l'autore per codificarlo? L'esperto di codici storici, Gerhard Strasser, ha la risposta. Il cifrario di Cesare, usato originariamente da Giulio Cesare, era molto conosciuto nel Medioevo. Era un codice a sostituzione in cui a ogni lettera corrispondeva la terza successiva, in modo tale che la A diventasse D, la B diventasse E, eccetera. Facile da usare e facile da decifrare. Il cifrario di Cesare è il metodo più semplice. Ciò che bisognava conoscere era il numero di lettere dell'alfabeto sostituito. Per decifrarlo bastano solamente 25 tentativi. Il cifrario non era al sicuro. Perciò, verso il 1330, la corte papale tentò di creare un proprio cifrario dove parole chiave strategiche, quali papa, chiesa o re, furono sostituite da singoli caratteri. Per decifrare il messaggio, il destinatario deve possedere una lista di parole in codice. Quando questo metodo viene utilizzato, si originano crescenti liste in codice difficili da aggiornare. Il problema successivo è il trasferimento sicuro di queste liste dal mittente al destinatario. Più facile da maneggiare e più efficiente è invece il disco cifrato. I numerosi anelli girevoli con i caratteri incisi permettono all'utente di creare codici più complessi.
Il quadrato magico si sviluppa in seguito, alla fine del XVI secolo. Se pensiamo ai tempi moderni, tutti questi metodi sono piuttosto approssimativi. Oggi i vecchi sistemi cifrati causano ancora problemi o possiamo risolverli facilmente? Oggi, grazie ad efficaci analisi delle frequenze e a metodi di decodifica assistita, si possono decifrare testi codificati risalenti fino al XVII o al XVIII secolo. Per fare ciò è necessaria una buona quantità. 30 caratteri non sono sufficienti. Risolto questo, e dato che il testo semplice era sensato, qualsiasi testo cifrato di quel periodo può essere decifrato. Quindi questa molteplicità di caratteri rappresenta un testo di senso compiuto. Per scoprirlo, tutti i 170.000 caratteri del manoscritto sono stati analizzati elettronicamente. Il modello di distribuzione di ogni carattere potrebbe essere poi paragonato ai modelli conosciuti delle lingue normali. Risultato? Alcuni caratteri compaiono di più rispetto ad altri, come ad esempio determinate vocali nelle lingue europee. Tuttavia, la maggior parte degli elementi del testo di Voynich non corrispondono ai modelli fonetici di nessuna lingua naturale. Nonostante siano stati applicati molti strumenti tecnici moderni, il misterioso manoscritto non ha ancora svelato il suo segreto. Il codice resta indecifrato. Il linguista Gordon Rugg pensa di essere sulla strada giusta. La sua attenzione si concentra sul motivo dell'autore. A mio avviso, il fatto che il testo non sia stato ancora decifrato dalle tecniche moderne di crittografia rende poco probabile il fatto che contenga un codice. Il manoscritto Voynich potrebbe non essere un messaggio codificato. I modelli di distribuzione individuati da Gordon Rugg vanno verso una direzione differente. Alcune caratteristiche del manoscritto erano davvero strane in termini di lingue umane, ma è esattamente quello che ci aspetteremmo se pensassimo a qualcuno che stava creando qualcosa di artificiale, a suo parere, simile ad una lingua. Gordon Rugg suppone che lo sconosciuto autore abbia voluto creare semplicemente l'impressione che nel libro sia contenuto qualcosa di misterioso. Per questo motivo ha utilizzato codici storici. Un metodo semplice è utilizzare un oggetto chiamato griglia cardanica. Innanzitutto bisogna procurarsi la griglia, che è un pezzo di carta pieno di buchi tagliato in una forma particolare. Nella versione crittografica basta metterla sul testo e viene svelato il messaggio segreto attraverso i buchi. Ma può essere usata anche per creare un testo senza senso mettendola su un tavolo. Leggendo la parola svelata dai buchi, scrivere la parola, spostarla attorno per creare un'altra parola, scrivere quest'altra, spostarla nuovamente, e così via fino alla fine della griglia per poi ripetere il processo. Usando questo metodo si può generare un testo in modo tanto veloce e efficace, quanto più velocemente si sa scrivere. Questo spiegherebbe perché i migliori crittografi del mondo non sono riusciti a comprendere il messaggio, ma chi avrebbe creato un libro del genere? La persona più probabile è un avventuriero elisabettiano il cui nome è Edward Kelly. Edward Kelly è originario dell'Inghilterra. Svolge la funzione di scrivano nella sua città, ma viene licenziato perché falsifica documenti ufficiali. Per questo motivo, come punizione, gli viene tagliato un orecchio, fatto che nasconde per il resto della sua vita con parrucche e cappelli. Kelly lascia l'Inghilterra alla fine del XVI secolo, alla volta delle città europee, fingendo di essere un uomo colto.
Esistono varie spiegazioni sul motivo per cui lo abbia potuto fare. Una possibile spiegazione è semplicemente per denaro. Il manoscritto Voynich fu acquistato dall'imperatore Rodolfo II ad un prezzo davvero esorbitante. Dunque, se viene creato un manoscritto di quelle dimensioni rapidamente e in maniera efficace, ci si può procurare un grosso guadagno vendendolo a Rodolfo. Rodolfo II ha numerosi scienziati nel suo personale, e tra questi uomini eccentrici, pazzi e impostori. Kelly coglie l'occasione e offre i suoi servizi all'imperatore. Era un alchimista che affermava di saper produrre oro da materiali comuni. Kelly afferma di saper creare oro grazie ai suoi strumenti. Per verificare le sue capacità, l'imperatore Rodolfo fa controllare gli strumenti di Kelly, tenendo l'alchimista rinchiuso in una stanza. Kelly si rende conto di essere sotto osservazione. Naturalmente i suoi misteriosi esperimenti alchemici non produrranno mai oro. Ne è necessario perché Kelly ha introdotto di nascosto nella stanza una piccola pepita. L'imperatore resta ovviamente impressionato e Kelly viene assunto. Ma ci sono altre motivazioni oltre al denaro. Ad esempio che qualcuno credeva che gli angeli gli stessero parlando per spiegare alcune parole mistiche. Nemine vaves pongo nemine. Kelly è esperto di questi fenomeni. Per conto di un altro inglese, il matematico John Dee, per qualche tempo si mette in contatto con gli angeli. Ti renderò. Ovviamente Kelly è l'unica persona sulla Terra che conosce il linguaggio degli angeli, per cui è in grado di dettare le loro parole, spaventando John Dee. Kelly utilizza dei caratteri speciali letti attraverso una tavola magica. Il linguaggio degli angeli è naturalmente pura fantasia. Presumibilmente, la loro collaborazione termina quando gli angeli dicono a Kelly che lui e Dee devono scambiarsi le mogli. Nel caso di Kelly, c'erano mezzi, motivazioni, occasione e situazioni personali per falsificarlo. Tutto sembra indicare Edward Kelly come l'autore del manoscritto Voynich. Ha inventato precedentemente un linguaggio di fantasia. L'imperatore Rodolfo II è l'acquirente tanto potente quanto ingenuo dei suoi misteriosi scritti e delle sue formule. Oggi, per la prima volta, grazie ai moderni metodi tecnologici, possiamo dichiarare quest'uomo colpevole. Greg Hodgins, dell'Università dell'Arizona, farà numerosi esempi tratti dal manoscritto Voynich. Il manoscritto è compilato su pelle animale, per cui si può risalire alla sua età con precisione. Come qualsiasi materiale organico, la pergamena può essere datata grazie al radiocarbonio. Il libro non era mai stato analizzato da questo punto di vista. Poiché sono necessari numerosi esempi, il test al radiocarbonio non è stato mai preso in considerazione. Ma adesso, per la prima volta, è possibile determinare con esattezza l'età effettiva di questo misterioso manoscritto. Per garantire precisione, Greg Hodgins prende 4 esempi da 4 differenti pagine. Dopo alcune settimane, i risultati sono pronti. E la sorpresa è davvero grande per tutti.
Ecco, lì ci sono le quattro misurazioni dei quattro esempi presi dal manoscritto. E come può vedere, le date sono molto vicine tra di loro. L'immagine dimostra che è stato creato in un periodo di tempo molto breve. Inoltre, siccome le date sono molto vicine tra di loro, possiamo trattarlo come un unico oggetto che è stato datato quattro volte, il che aumenta la precisione del risultato. Ecco, il metodo delle misurazioni, che in un certo senso ho raggiunto, dà il risultato proprio qui. Per cui, al 95%, il manoscritto può essere datato tra il 1404 e il 1438 d.C. Si tratta di un risultato davvero eccezionale, che stravolge le precedenti teorie sull'origine del manoscritto. Né il Tepeneche né Roger Bacon potevano essere gli autori. Anche Leonardo da Vinci nasce mezzo secolo dopo. Ed Edward Kelly ha un alibi di ferro. Vive un secolo e mezzo più tardi. Per nessuna delle teorie esistenti, gli inizi del XV secolo coincidono con il periodo di creazione del manoscritto. Tutti i principali metodi di analisi disponibili oggi sono stati applicati al manoscritto Voynich. Fu scritto intorno al 1420. Questa nuova notizia dà ad un dettaglio del manoscritto un nuovo significato. In più di 200 pagine piene di scene fantastiche, troviamo una sola rappresentazione realistica di una città fatta di torri, mura e torrette. I bastioni sono disegnati con torrette a coda di rondine. In relazione alla data di origine del manoscritto, queste torrette assumono un significato particolare. Nei secoli successivi, proprio queste diventano comuni in tutta Europa. Ma agli inizi del XV secolo sono presenti solo nella parte settentrionale dell'Italia. Durante il Rinascimento, l'Italia settentrionale è una delle zone più ricche e influenti del mondo occidentale. Questo è il background storico che riguarda la creazione del manoscritto. Finora la ricerca sul manoscritto Voynich non ha mai avuto una datazione storica ben precisa. Nessuno sapeva da che periodo o da che punto la ricerca sarebbe partita. Ma adesso tutto è cambiato. Sappiamo da dove iniziare. Sarà molto interessante capire quali ulteriori informazioni sul manoscritto misterioso verranno scoperte grazie agli archivi di Milano e Venezia. Aver datato il libro rappresenta un grosso passo in avanti che farà aumentare le possibilità di interpretazione del manoscritto Voynich in futuro. Per il momento il manoscritto Voynich rimane ciò che è stato negli ultimi 600 anni. Un insieme di specchi che riflettono l'immaginazione di tutti quegli studiosi che non hanno mai potuto accedere ai suoi segreti più intimi.